In Italia non si fanno più figli e di conseguenza le scuole chiudono i battenti. Nel 2021 il numero di nascite ha raggiunto il minimo storico dal 1861. Bambini e ragazzi insieme si riducono a una percentuale minima, appena il 12,5% della popolazione. Le scuole restano quindi vuote. La triste fotografia di un paese che invecchia è stata scattata da Tutto Scuola. Negli ultimi 10 anni Tutto Scuola ha accertato che soprattutto dove ci sono scuole di montagna, le piccole scuole, hanno chiuso oltre 2.600 scuole, non sono poche. Più colpito il sud, dove si trovano i 2/3 delle scuole chiuse. I territori hanno bisogno di un presidio, un servizio sociale come la scuola per trattenere sul territorio anche le giovani generazioni. Non è un problema da poco, bisogna fare qualcosa. Dati che gettano uno sguardo preoccupante sul futuro. Di questo passo nei prossimi 5 anni chiuderanno altri 1.200 istituti, mentre gli studenti caleranno a 6 milioni, 1,5 milioni in meno. Un impoverimento anche culturale ed educativo. Secondo uno studio della Fondazione L'Albero della Vita Onlus, solo il 15% dei ragazzi legge, in pochi visitano musei, a praticare sport è solo il 17% del campione. Una condizione che limita le loro capacità emotive e relazionali.